del segmento G1, cercando di riaprirla, perché qui, come vedete, c'è una stenosi importantissima. Qualche volta è talmente bloccato il flusso che c'è un'inversione di flusso dalla vena giugulare nella vena giugulare controlaterale. Vedete? Qui lo fa vedere anche questo diagramma, cioè la vena è bloccata, quindi il sangue invece che andare giù refluisce all'interno dei veni venosi intracranici per andare dall'altra parte. Quindi questi sono blocchi importantissimi. Andiamo avanti.